Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati nel canale. Come promesso, oggi notizia bomba. Grazie al sito Eneba avrete la possibilità, inserendo il mio codice, di acquistare tutti i The Sims e tantissimi altri giochi con uno sconto. E in più, alla registrazione, grazie al mio codice, vi regaleranno un euro. Vi lascio tutti i link sia nell'info box che nei commenti. Eccoci qui dopo la sigla. Come avrete letto dal titolo, oggi finalmente andiamo a realizzare su The Sims 4 la bellissima e bravissima TikToker Addison. Se non avete capito bene, il codice per potervi registrare gratuitamente ad Eneba e ricevere in regalo un euro è questo qui. LIF, tre semplici lettere che in pratica sarebbero le iniziali del canale. Comunque, dicevo, questa serie degli youtuber e tiktoker vi sta piacendo tantissimo e io ne sono ultra felice. Ma se siete nuovi e nuove sul canale e non sapete come si svolge questa tipologia di video, ve la spiego subitissimo. Una volta scelta la web star, prendo dal loro profilo Instagram 4-5 foto con outfit diversi e cerco di realizzare viso e abbigliamento il più simile possibile. Ogni qualvolta realizzo viso abbigliamento, ovviamente accanto troverete sempre la foto per capire se sto riuscendo a ricreare il tutto al meglio o meno. Invece nella parte finale del video facciamo le nostre considerazioni finali e diamo i voti. Ma adesso direi di leggervi qualche notizia sulla nostra Addison. Ovviamente notizie che ho trovato in giro sul web, quindi se ci sono errori, raga, non è colpa mia. Anzi, scrivetemelo senza problemi giù nei commenti. La sua carriera è iniziata nel 2019, quando ha pubblicato un video in cui cantava in lip sync che è iniziato ad essere condiviso da migliaia di persone. Di lì la fama e il denaro, soprattutto considerato che secondo NBC News, un post sponsorizzato per una star di TikTok con 5 milioni di followers potrebbe portare ad un guadagno tra i 5.000 agli 8.000 dollari a pubblicazione e che la giovane statunitense ha collaborato con grandi marchi come Fashion Nova, Chantilly Boutique, Macari's Jewels, mai sentito, e Uptown Chapskate. Ok raga, poi parla del segreto del suo successo. Andiamo più giù. Video registrati con un approccio spontaneo, contenuti divertenti e non troppo impegnativi. Sono queste le armi segrete del successo di Addison, un successo che è riuscito a cogliere l'attenzione non solo dei suoi fan, ma anche degli algoritmi di TikTok, che spesso la promuovono tra i contenuti di qualità proposti nel social cinese. Chi utilizza l'app non può non aver visto uno dei suoi video nella sezione per te della piattaforma. E raga, confermo alla grande. Adesso vi lascio giusto a qualche minutino di musica, facciamo due minutini di musica per chi come me ama vedere realizzare sim con un sottofondo musicale e ci risentiamo al minuto esatto che comparirà tra pochissimo sul vostro schermo alla destra. Pronti? 3, 2, 1, via! You said you were.
Rieccoci qui, siamo arrivati nella parte finale del video e come sempre siamo prontissimi per le nostre considerazioni finali e voti. Allora, in generale sono abbastanza soddisfatta e come voto per il viso mi do un 8 e mezzo, anche se non sono del tutto soddisfatta per quanto riguarda i capelli, perché non sono riuscita a trovare dei capelli lunghi e mossi con la riga centrale. Ah, se ve lo state chiedendo, io scarico tutto da Pinterest. Invece, per quanto riguarda gli outfit, mi do un 7 e mezzo 8. Ma ora, come sempre, voglio sapere da voi, giù nei commenti, cosa ne pensate, che voti mi date e soprattutto se seguite Addison su TikTok. Vi ricordo che anche io sono su TikTok e mi trovate con questo nickname e questa foto profilo, che praticamente sarebbe la stessa del canale. Come sempre, io spero che il video vi sia piaciuto e spero di avervi tenuto compagnia. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!